Bene, cominciamo. Buon pomeriggio a tutti. Prego i relatori. Stato e prospettive della piccola pesca tradizionale in Adriatico. Il tema è vasto e complicato. L'intento di questo incontro è quello di fare un po' il punto della situazione con questi rappresentanti operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, Parlamento europeo. Dicevo, il tema di questo convegno è quello di fare. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Più di così lo mangio. Faccio fatica. Dicevo, il tema di questo convegno è quello di fare il punto della situazione con operatori del settore, con la regione, con rappresentanti del Parlamento europeo e della cooperativa, adesso ve li presenterò tutti. Il tema della pesca e dello stato delle prospettive della piccola pesca tradizionale in Adriatico. Volevamo capire, facendo il punto sull'evoluzione della politica europea per la pesca, alla vigilia del nuovo periodo di programmazione. Come sapete, dal 2014 sarà un nuovo periodo di programmazione della politica comune della pesca. E in particolare valutare il possibile futuro della piccola pesca tradizionale dell'Adriatico, e quindi il tema che ci interessa in particolare oggi. Vorremmo toccare un po' tutti gli aspetti quelli legati alla questione, al punto in regione, e per questo abbiamo invitato il dottor Vasi Piergiorgio, responsabile della pesca marittima e acquacoltura della regione Emilia-Romagna. Poi sentiremo il punto di un operatore che è Arnaldo Rossi, presidente della cooperativa dei pescatori di Cesenatico. Poi abbiamo chiesto a due esperti, diciamo, per farci capire un po' di più l'aspetto tecnico delle problematiche, che sono Corrado Piccinetti, responsabile del laboratorio di biologia marina di Fano dell'Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna. Attilio Rinaldi, presidente di Fondazione Centro Ricerche Marine. E infine a Massimo Coccia, presidente di Federcopesca, presidente Confcooperative, e Guido Milana, vicepresidente della Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo e membro della delegazione dell'Assemblea parlamentare Euro-Mediterranea, di aiutarci a capire appunto anche il punto di vista istituzionale della problematica. A questo punto io chiederei ai relatori di stare il più possibile nei tempi che gli ho dato, non ruberei altro tempo perché il tema è lungo e complesso, e direi al dottor Piergiorgio Vasi di aprire. Grazie. Innanzitutto devo portare le scuse dell'assessore regionale Tiberio Rabboni, che non è potuto essere presente all'iniziativa per motivi di carattere istituzionale, in quanto sono sopraggiunte degli altri impegni a cui non ha potuto assolutamente rinunciare, ma sicuramente la volontà di questo convegno nell'ambito del meeting è sua, e noi l'abbiamo fatta come dipendenti regionali che ci occupano del settore, nostra. È una tradizione ormai l'appuntamento con quelle che sono le tematiche della pesca e del pescato e dei pescatori in Emilia-Romagna al meeting, una tradizione che si rinnova in questo nostro convegno di oggi, che ha uno scopo sia divulgativo ma anche di riflessione, una riflessione importante rispetto anche al tema del meeting, in cui si parla di emergenza uomo ma anche dell'uomo inserito nell'ambito del contesto più generale dell'ambiente in cui vive.
Ecco perché l'Emilia-Romagna, che ha solo 120 km di costa sui migliaia di chilometri dell'Italia come coste, ma che comunque rappresenta il quinto, all'incirca la quinta regione italiana per attività ittica, con circa il 9,% della produzione, dopo Sicilia che occupa il 21%, la Puglia il 16% e Veneto e Marche entrambe sul 10,7%, e che comunque rappresenta una importante realtà. 150 milioni di euro è il ricavato medio degli ultimi anni del settore della pesca in Emilia-Romagna, a cui bisognerebbe aggiungere probabilmente altrettanto fatturato se andiamo ad inserire dentro quelle che sono le specificità regionali per quanto riguarda gli aspetti della trasformazione e di quella che è la cantieristica, di quelle che sono tutte le attività correlate al settore della pesca. Due eccellenze anche nell'acquacultura, la mitilicoltura e la molluschicoltura, cioè la venericoltura, per quanto riguarda gli impianti di mitili che un po' riguardano tutta la costa emiliano-romagnola, che sono veramente un'eccellenza, e ugualmente rispecchiano un'eccellenza gli allevamenti di vongole veraci, soprattutto nell'ambito della sacca di Goro, le quali rappresentano in questo momento circa il 50% della produzione nazionale di vongole veraci. In più abbiamo la vecchia tradizione delle vongole tradizionali, delle Venus Gallina, ovvero le poverazze, come sono conosciute in Romagna, che certamente oggi come oggi hanno alcuni problemi, ma che si andrà ad affrontare. Tutto questo però si scontra, questa nostra tradizione, che è una tradizione anche soprattutto di pesca legata all'uomo, perché noi non siamo in tradizioni come da altre parti in cui armatori hanno molteplici imbarcazioni da pesca, imprenditori che stanno a terra e mandano a pescare altri, ma l'Emilia Romagna in particolare, un po' come tutto il nord Adriatico, è legato ad una pesca di carattere tradizionale in cui l'armatore era il proprietario dell'imbarcazione. Vedo qui in sala anche alcuni dei sindacati che in realtà in Emilia Romagna già solamente negli ultimi anni si affacciano come interlocutori importanti del settore, proprio perché la realtà del lavoratore era quasi inesistente in Emilia Romagna, in quanto il lavoratore era quasi sempre un comproprietario dell'impresa di pesca. Poi i tempi sono evoluti, anche qui si è andata verso una pesca di carattere più industriale, quindi anche il ruolo più importante di quelli che sono le rappresentanze dei lavoratori nell'ambito del settore, di quelli che sono le necessità di poter avere un dibattito più ampio sull'argomento. Ma quello che ci interessava era proprio quello di, come regione, la preoccupazione che si possa perdere a seguito delle nuove normative comunitarie, un po' lo hanno già fatto quelle in questo momento esistenti, ma la nuova politica comune della pesca sta venendo avanti il nuovo fondo comunitario della pesca e degli affari marittimi per il prossimo quinquennio. Insomma, siamo di fronte a una nuova fase legislativa e normativa di quello che è tutto l'assetto della pesca, e questo ci preoccupa, non dico che possa in qualche modo influire verso il settore e non mettere il settore di fronte ad un cambiamento necessario, e comportando questo l'allontanamento di una realtà che ormai tradizionalmente si era consolidata nella regione fra gli uomini e il loro mare. Ovvero, è vero che la regione Emilia-Romagna ha sempre avuto tradizionalmente, storicamente, se andiamo negli anni, i romagnoli non sono pescatori fondamentalmente, i pescatori in Emilia-Romagna sono di provenienza veneta, di provenienza istro-veneta, come ricorda l'antica lingua parlata fino al 1914-15 nel quartiere di San Giuliano di Rimini, sono di origine marchigiana. Pochi sono quelli di origine romagnola, tu
court, però certamente il legame consolidatosi in questi 200-300 anni che hanno visto i pescatori dell'Emilia Romagna legarsi sempre di più al proprio mare, hanno fatto sì che ci fossero uomini attenti a quello che stava avvenendo in mare. Io credo che Rossi sarà buon testimone di questo antico legame che fa dell'uomo e del mare dell'Adriatico un unicum inscindibile. È un unico inscindibile che vorremmo poter mantenere. Ecco che ci abbiamo chiesto un po' di aiuto ai biologi di fama importante, quali il professor Piccinetti per quanto riguarda l'Università di Bologna, ma il Centro di Ricerca Marina di Cesenatico sicuramente, il Centro di Biologia Maria di Fano dell'Università di Bologna è sicuramente uno dei fari, assieme al Centro di Ricerca Marina di Cesenatico con Attilio Rinaldi sono fari della ricerca in Adriatico in particolare. E soprattutto sentiremo le voci anche del dottor Coccia in rappresentanza di quelle che sono le associazioni cooperative regionali e nazionali, e infine l'importanza fondamentale dell'onorevole Milano, onorevole al Parlamento europeo, che oltre a essersi attentamente preoccupato di quelli che sono gli aspetti legati alla nuova politica comune della pesca, sicuramente ha avuto un ruolo importantissimo ed è stato designato relatore in quella che è la direttiva per la strategia dell'Adriatico e dello Ionio, una nuova direttiva europea su questo argomento che impegnerà nei prossimi mesi la Commissione e quindi poi il Parlamento e il Consiglio dei Ministri ad affrontare un tema molto particolare, ovvero la regolamentazione, una regolamentazione specifica per l'area del Mediterraneo e dello Ionio, regolamentazione specifica che abbiamo chiesto da più tempo come comunità nazionale italiana e che sempre di più e sicuramente importanza ha oggi che finalmente direi buona parte dell'Adriatico rientra sotto le stesse regole della comunità europea, quindi abbiamo bisogno di avere regole condivise ma nuove regole più attente a quelle che sono le esigenze dell'Adriatico, di questo mare molto particolare che rimane uno dei mari più pescosi del mondo eccetera eccetera, e l'entrata della Croazia e quindi di tutta la costa dalmata, della costa istriana nel toto dopo l'entrata della costa slovena nella comunità europea sicuramente ci pongono di fronte ad una sfida a cui imprenditori, istituzioni locali, istituzioni nazionali non possono sottrarsi. In questo ambito un grande strumento su cui abbiamo creduto moltissimo rimane il distretto di pesca dell'Alto Adriatico, cui Regione Emilia Romagna, Veneto, associazioni nazionali con il riconoscimento del Ministero hanno dato vita 2 anni fa e su cui contiamo moltissimo per poter riuscire a gestire, ad avere uno strumento anche di governance vera da parte delle istituzioni locali su quelle che sono le tematiche che dovranno affrontare i pescatori dell'Adriatico e i commercianti di pesce dell'Adriatico. Grazie. Grazie a Vasi, e adesso io lascio la parola ad Arnaldo Rossi, entriamo un po' nel vivo della questione, gli chiederei proprio di fare il punto della situazione dal punto di vista dell'operatore. Come vi dicevo, Arnaldo Rossi, presidente della cooperativa dei pescatori di Cesenatico. Buongiorno a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori del meeting dell'amicizia che hanno offerto questa sede prestigiosa per parlare delle problematiche del mondo della pesca. Ringrazio inoltre l'assessore Tiberio Rabboni per aver ritenuto che un intervento di un rappresentante della marineria di Cesenatico potesse fornire un contributo utile ai lavori dell'odierno convegno. Mi auguro di essere all'altezza di questa attestazione di stima del quale, devo ammettere, sono lusingato. Vorrei infine ringraziare gli illustri relatori di questo convegno che con le loro indiscutibili competenze permetteranno ai ragionamenti odierni di raggiungere un livello alto e qualificato. È importante che in questo convegno si parli delle prospettive professionali ed economiche delle imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca con il sistema dello strascico. Importantissimo che si parli del destino delle piccole imbarcazioni
che esercitano questo mestiere di pesca, che da alcuni anni stanno affrontando difficoltà grandissime che quotidianamente mettono a dura prova la loro capacità di sopravvivenza. Negli ultimi anni il mestiere dello strascico, in particolare in Alto Adriatico, ha imboccato una deriva che va sempre più assumendo le caratteristiche di un declino senza possibilità di risalita. In questo declino la legislazione comunitaria ha avuto un ruolo rilevante. L'Unione Europea, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, ha avuto la responsabilità imperdonabile di adottare, soprattutto per il segmento dello strascico, politiche di indirizzo profondamente sbagliate, purtroppo ancora vigenti, che costituiscono l'origine del disastro che tutti noi oggi siamo qui ad esaminare. È stato un errore capitale produrre una legislazione che ha equiparato i grandi mari del Nord Europa e l'Oceano Atlantico a bacini più piccoli con bassi fondali come il Mar Mediterraneo e in particolare il Mar Adriatico. Consentire l'accorpamento delle licenze di pesca delle imbarcazioni e favorire così la messa in esercizio di piccoli bacini come il Mar Adriatico di imbarcazioni enormi, in grado di uscire in mare anche in condizioni con meteo proibitive, dotate di apparati motori potentissimi, capaci di trainare attrezzi di pesca giganteschi, ritengo sia stata, soprattutto alla luce degli effetti prodotti, una scelta puramente demenziale. Queste scelte hanno compromesso irreparabilmente l'equilibrio fra la capacità di ripopolamento del nostro mare rispetto allo sforzo di pesca praticato e in larga parte determinato quel fenomeno di desertificazione dei fondali con i quali i pescatori sono oggi costretti a misurarsi. L'Unione Europea ha continuato a sbagliare attraverso l'adozione del regolamento comunitario numero 1167 del 2006, che ha imposto il divieto di pesca entro le 3 miglia dalla costa e l'utilizzo di reti a maglia quadra di 40 mm o romboidali di 50 mm, che anziché centrare l'obiettivo di ridurre lo sforzo di pesca e ricostruire gli stock ittici, che i suoi stessi indirizzi avevano in gran parte determinato, ha solo acuito la difficoltà delle imprese, soprattutto quelle che detenevano le piccole imbarcazioni. Voglio ricordare che il regolamento comunitario numero 1167 del 2006 ci ha imposto addirittura il paradossale divieto di esercitare alcune pesche speciali di animali adulti, rossetto, che assicuravano reddito e sopravvivenza alle piccole imbarcazioni dello strascico durante il periodo invernale. Nell'insieme queste scelte, spacciate per un'operazione di razionalizzazione della pesca a strascico, in ragione delle esigue risorse istiche disponibili, si sono rivelate un fallimento, il cui risultato evidente è solo quello di aver sfasciato quella straordinaria rete di piccole e medie imbarcazioni che negli anni, attraverso un sforzo di pesca compatibile con il nostro mare, sono servite ad elevare socialmente il pescatore dal ruolo di semplice prestatore d'opera a quello di imprenditore ittico e sono state strumento di crescita economica per i pescatori e le comunità ove essi hanno operato. Negli ultimi anni, in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sono sprofondate in una crisi gravissima ben 400 imprese di pesca e sono stati messi a rischio 4.000 posti di lavoro. Se consideriamo anche l'indotto che opera al servizio di tali imprese, credo proprio che peggio di così non si potesse fare. La nostra cooperativa, per anni e purtroppo inascoltata, ha fatto il possibile per osteggiare gli indirizzi imposti dall'Unione Europea, così come in tutte le sedi ha cercato di contrastare l'entrata in vigore del regolamento CE 1967 del 2006, producendo uno sforzo enorme, conclusi purtroppo con una sconfitta. Ciò che ci ha rammaricato maggiormente non sono state le nostre sconfitte, quanto piuttosto che con essa è stata sconfitta anche l'idea di una pesca più responsabile, in armonia con la capacità di ripopolamento del nostro mare. Nell'Alto Adriatico la condizione nella quale versano le imprese dedicate alla pesca a strascico è gravissima, sintetizzabile nei seguenti punti. Le catture nelle aree di pesca dove abitualmente operano le nostre imbarcazioni sono letteralmente crollate. A questo occorre aggiungere che a soffrire maggiormente sono i motopescherecci di piccole dimensioni e in larga parte effettuano la sola pesca frontaliera e giornaliera, che sono oggettivamente impossibilitate a raggiungere aree di pesca lontane e più pescose. Le imprese hanno subito una grave perdita di redditività al punto di non essere più in grado di sostenere gli oneri finanziari relativi agli investimenti realizzati nel passato e affrontare quegli interventi di manutenzione straordinaria che la proprietà di un peschereccio ciclicamente impone. Il costo di acquisto del carburante ha subito negli ultimi anni un incremento del 30%. L'introduzione di nuovi obblighi burocratici legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e nuove norme igienico-sanitarie hanno appesantito la gestione di imprese ormai prive di margine a cui attingere. Le retribuzioni degli addetti del settore determinate con il merito alla parte, se si esclude il periodo di settembre-novembre, non riescono più a raggiungere i 1.000 euro mensili e necessitano pertanto della sistematica integrazione al minimo garantito da parte del proprietario dell'imbarcazione a favore del personale dipendente imbarcato. La crisi ha determinato una forte perdita di valore commerciale delle imbarcazioni, che non sono più allineabili attraverso il mercato.
Le banche, dopo aver perseguito per anni una politica di erogazione del credito irresponsabile, ha concesso tutto a tutti, hanno adottato una linea estremamente restrittiva, che insieme alla crisi strutturale del settore che abbiamo illustrato, ha portato le nostre imprese dello strascico, gli addetti e le loro famiglie al limite del collasso. Oggi finalmente l'Unione Europea afferma attraverso il proprio commissario alla pesca e affari marittimi Maria Damanaki, e io aggiungerei, grazie anche al contributo dell'onorevole Milana, dopo anni di politiche sbagliate e errori macroscopici commessi, i macchi pescherecci hanno prosciugato i mari, che Bruxelles ha spesso preso decisioni in maniera troppo centralizzata, senza tener conto, né dovute conto, dell'esigenza delle diverse aree, che il Mar Baltico ha problematiche diverse da quelle del Mediterraneo, e infine che lei stessa da oggi in poi si farà promotrice di una riforma della pesca, la cui parola d'ordine sarà regionalizzazione. A questo punto il timore è che la definizione di nuovi indirizzi coerenti con questi buoni intenti potrebbe arrivare tardi rispetto all'emergenza contingente che stiamo affrontando. Nell'aprile del 2012 a Cesenatico è stato realizzato un bellissimo convegno per affrontare le tematiche che sono oggetto anche l'odierna discussione. In quell'occasione al Vicepresidente della Commissione Europea, onorevole Milana, e all'Assessorato regionale Economia e Ittica vennero formulate una serie di richieste che oggi siamo lieti di poter affermare sono state in larga parte accolte e tradotte nelle seguenti azioni. Il fermo di pesca è stato realizzato diversificando più per grandi aree di pesca il periodo di attuazione. In questo modo si sono favorite una migliore valorizzazione della produzione ittica e una maggior continuità nella fornitura dei mercati con pesce italiano fresco, in periodi di grandi crisi e concorrenza come gli attuali. È stata introdotta la regola per la quale le imbarcazioni che effettuano la pesca con il sistema dello strascico e della volante possono esercitare la loro attività durante tutto l'anno, per non più di 4 giorni alla settimana e nelle 10 settimane successive al fermo di pesca per non più di 3 giorni alla settimana. Attraverso il FEP e ulteriori fondi regionali sono state stanziate risorse per ammodernare i mercati ittici della nostra regione, di cui hanno beneficiato in prima istanza quelli di proprietà pubbliche, a cominciare dal mercato ittico di Cesenatico. Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno realizzato bandi regionali, mettendo a disposizione 6,5 milioni di euro per consentire la demolizione con premio di ritiro di una parte dei natanti di piccole dimensioni fino a 15 metri di lunghezza. Adibiti allo strascico in Alto Adriatico, obiettivi di questi bandi sono quelli di determinare un'ulteriore riduzione dello sforzo di pesca praticato e favorire un'uscita dell'attività non traumatica per i soggetti in maggior difficoltà, altrimenti destinati al fallimento, e infine fornire un contributo al recupero di sostenibilità economica alle imprese che rimarranno in attività. Con questa iniziativa saranno demolite circa 70 imbarcazioni. Siamo in attesa che venga pubblicata la graduatoria delle imprese ammesse, che a questo punto dovrebbe essere imminente. Delle proposte formulate in quella sede dalle marinerie dell'Emilia Romagna, resta soltanto da introdurre il divieto di pesca entro le 6 miglia della costa alle imbarcazioni più grandi oltre i 18 metri di lunghezza, un'ulteriore limitazione all'esercizio della pesca a strascico che si andrebbe ad aggiungere a quella già vigente, divieto permanente di pesca entro le 3 miglia della costa, divieto di pesca entro le 6 miglia nelle 10 settimane successive al fermo, 40 giorni consecutivi di fermo pesca ogni anno, utilizzo di reti con maglia quadrata da 40 mm o romboidale da 50 mm, pesca consentita per 4 giorni a settimana durante tutto l'anno e per i soli 3 giorni le 10 settimane successive al fermo di pesca. A questi limiti posti all'esercizio di attività vanno aggiunte le aree di ripopolamento e le innumerevoli zone dove la pesca strascico è vietata, zone di tutela biologica, poligono di tiro di Casal Borsetti, allevamenti offshore per la produzione di mitili, centrali di estrazione gas e centinaia di chilometri di tubazione ad essi afferenti. A questo punto credo che si possa ritenere che non vi siano più margini per imporre ulteriori limitazioni agli operatori del settore, che in questo senso nel corso degli anni hanno dato ampiamente il loro contributo. A meno che non si voglia accettare supinamente pure l'ultima idea comunitaria per eliminare i rigetti in mare del pesce non commerciabile, occorrerà installare a bordo delle imbarcazioni una sorta di videosorveglianza. Va aggiunto per contemplare l'analisi che anche sul fronte delle agevolazioni tributarie e sull'abbattimento degli oneri previdenziari non ci sono spazi su cui operare. La pesca marittima su questo versante è disciplinata dalla legge numero 30 del 1998, che già assegna importanti benefici sulla tassazione dei redditi prodotti e riduce in modo robusto il peso degli oneri previdenziali, così come il carburante, principale costo di gestione del comparto, non è soggetto ad alcuna tassazione, accisa e IVA. Negli ultimi 15 anni, nonostante le imbarcazioni in esercizio, gli occupanti e gli occupati del settore siano diminuiti del quasi del 40% e nonostante le recenti azioni adottate, che come detto abbiamo proposto e riteniamo corrette, constatiamo purtroppo che la sofferenza delle imprese dello strascico dell'Alto Adriatico non accenna ad attenuarsi.
In Alto Adriatico la difficoltà dello strascico non dipende dalla mancanza di aiuti pubblici e neppure da un'insufficiente valorizzazione del pescato, quanto piuttosto della mancanza di pesce. Questo mestiere pare essersi trasformato in un'attività stagionale che nel periodo che va da gennaio al fermo pesca, anziché realizzare reddito, produce perdite. Le imprese non hanno risorse da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, che essendo in genere costruite in fasciame piuttosto vetuste, rischiano di diventare insicure per gli addetti che le utilizzano. È in generale un pericolo ambientale a causa di una maggiore esposizione al rischio di affondamento. Permettetemi una digressione: quando parliamo di sicurezza della pesca e della navigazione, occorrerà cominciare a dire che prima delle procedure dei sistemi di rilevazione elettronici viene prima un buono stato di conservazione delle imbarcazioni con cui si effettuano queste attività. Cosa si può fare a questo punto? Nelle condizioni date è indispensabile recuperare l'equilibrio economico delle imprese dello strascico, attualmente ancora piuttosto lontano dall'essere raggiunto. In assenza di queste condizioni indispensabili non è possibile immaginare un futuro. Probabilmente la demolizione delle 70 imbarcazioni che si otterrà attraverso il bando realizzato nella regione dell'Alto Adriatico non basterà. Sarà necessaria un'appendice di ulteriori demolizioni con premio di ritiro. In mare continua a esserci pochissimo pesce. Questo fenomeno non può essere spiegato soltanto, come si è fatto in questi anni, con l'eccessivo sforzo di pesca praticato, anche perché in questo senso i pescatori hanno fatto e stanno facendo la loro parte. Con l'aiuto della ricerca cominciamo a riflettere seriamente sul peso che hanno avuto l'innalzamento delle temperature delle acque marine e la mutata natura e quantità di apporti dei fiumi, sul fenomeno di desertificazione con il quale ci stiamo misurando. Occorre sapere con certezza se questi fenomeni negli anni hanno modificato l'habitat marino, causando la migrazione di alcune specie verso altri siti. Verifichiamo se le operazioni legate al funzionamento del grande rigassificatore presente al confine del nord dell'Emilia-Romagna possono determinare fenomeni che disincentivano gli insediamenti della fauna ittica. Verifichiamo le modalità di sfruttamento e le politiche di pesca adottate dagli stati extracomunitari che operano nel Mediterraneo e agiamo finché perseguono anch'essi un programma finalizzato al ripristino degli stock ittici, altrimenti tutti i nostri sforzi non serviranno a nulla. Conclusione, l'importante: l'Italia importa il 70% del pesce che consuma ed è per tre dei suoi lati circondata dal mare. È pensabile che da qui a qualche anno ci si possa trovare, soprattutto in Alto Adriatico, in una condizione per cui non ci sia più economicamente conveniente detenere un vuoto peschereggio che esercita la pesca a strascico. Se aggiungiamo che anche la pesca con sistemi fissi e il mestiere del volante deve misurarsi con crescenti difficoltà, i temi dei prossimi anni potrebbero essere se in futuro potrà essere economicamente conveniente l'attività di pesca. In Italia un interrogativo inquietante che va drammaticamente inserirsi nella condizione generale dell'economia del nostro Paese, nel quale tantissime imprese chiudono ogni giorno e il lavoro è diventato un miraggio, soprattutto per i giovani. Ricordiamoci tutti però che per quanto riguarda la pesca le difficoltà di oggi sono figlie di macroscopici errori di programmazione commessi dall'Unione Europea e da vigliaccheria, opportunismo e inerzia di tutti noi. Grazie. Grazie a Rossi, che mi sembra che abbia svolto perfettamente il suo compito mettendo veramente parecchia, in questo caso non carne al fuoco, ma ovviamente parliamo di pesce alla griglia. E io direi, lascio la domanda da cui vorrei ripartire ed è quella che faccio a Corrado Piccinetti, responsabile del laboratorio di biologia marina di Fano. È proprio questo, ma ha detto in un'affermazione, Rossi ha detto che in Alto Adriatico la difficoltà dello strascico non dipende dalla mancanza di aiuti pubblici neppure da una insufficiente valorizzazione del pescato, quanto piuttosto dalla mancanza di pesce. Piccinetti. Buongiorno. Effettivamente i problemi che ha sollevato Rossi sono una triste realtà e sono quasi totalmente condivisibili, perché quelle cose che ha detto rispecchiano molto spesso la situazione reale. Forse bisogna tener conto però di una situazione che è un pochino più complessa. Le risorse ittiche che stanno in Adriatico sono delle risorse che la maggior parte, salvo le vongole, le coste, ma diciamo nella maggior parte dei pesci si spostano, quindi, e hanno dei cicli biologici che stanno una parte nelle acque italiane, una parte nelle acque internazionali, una parte nelle acque croate o slovene. Se noi pensiamo che le sogliole si riproducono davanti alle coste dell'Istria e poi i giovani vengono da noi e determinano quanto ne possiamo pescare. Le triglie si riproducono nella parte centrale, il novellame cresce da noi, però si sposta, così che quelli che sono gli agostinelli, che sono davanti alle coste romagnole, marchigiane e venete adesso, alla fine di ottobre sono tutte in acque croate.
Questo cosa determina? Che le risorse nel loro complesso vanno studiate. Non è possibile vedere la risorsa davanti alla costa del Veneto diversa dalla costa delle Marche o quello che è. Uno deve seguire l'insieme della risorsa, come si evolve, chi la prende, quanto ne prende. Questo cosa vuol dire? Che l'effetto della pesca in un'area si riflette su quello delle altre aree. Tant'è vero che i pescatori croati, quando degli anni abbiamo fatto un fermo pesca non perfettamente in linea con il ciclo biologico delle risorse, hanno risentito una diminuzione enorme di triglie, come hanno risentito un aumento del quantitativo delle triglie quando noi abbiamo fatto il fermo pesca che ha protetto questa risorsa. E questo che cosa significa? Che quando noi diciamo non ci sono i pesci, dove non ci sono? Sono davanti a casa nostra o sono fuori? La pesca è cambiata, ma certo che è cambiata la pesca. Se voi oggi andate a pescare sui fondi detritici del lago, quelli che sono chiamati volgarmente i fondi sporchi, oggi ci sono pochissime barche che ci vanno. Una volta c'era una buona parte della flotta, i fanesi, ma erano non solo i chioggiotti che andavano a pescare lì, solo che lì bisogna fare le calate di 50 minuti al massimo, tirare sulla rete, buttare via alcune tonnellate di materiale che non è buono e tirare fuori 40 kg di pesce per ogni ora. Evidentemente quella è una faticaccia. Uno preferisce andare a pescare su un fondo di fango, fa la calata di due ore e mezzo, tira sul pesce pulito, lavora di ci mette una persona di meno a bordo, fatica, lavora di meno, ed evidentemente che cattura delle specie diverse e cattura di meno. Però ci sono dei fenomeni biologici, sono incontrovertibili. Voi ditemi, quest'anno com'è che sono venute fuori tante razze? La razza è detta volgarmente la raggia, che a un certo momento in certi mercati non ne abbiamo trovati in abbondanza. È un organismo che è lento a crescere, ci mette. Eppure adesso diventa facile pigliarlo. Se fosse una pressione eccessiva ovunque non ci sarebbe. È che la pressione eccessiva c'è, ma è nelle acque più vicino alla costa, perché giustamente, come ha detto il presidente della cooperativa, una barca oggi non va a pescare a 40-50 miglia dalla costa quando può pescare a 15 miglia. Consuma meno carburante, va più vicino a costa, diminuisce i tempi di trasferimento e i consumi di carburante, quindi opera lì. E questo ci deve dare anche però un'idea su quello che è la prospettiva o il futuro che noi possiamo vedere della pesca. Noi oggi abbiamo delle tipologie di pesca che risentono negativamente, e quello che ha detto è una realtà triste, che uno dovrebbe dire: ma qualunque impresa dove c'è la diminuzione del prodotto, c'è la diminuzione degli impiegati, c'è la diminuzione del fatturato, probabilmente non sarebbero felici gli amministratori, probabilmente i soci della società li sbatterebbero fuori a pedate. Però normalmente nella pesca questo non si può fare, però il risultato è disastroso. Questo risultato disastroso che ha chiaramente illustrato, uno dice: ci abbiamo la possibilità di cambiarlo? Ci abbiamo la possibilità di rimediare? Questo a parere mio c'è, perché va ricercato soprattutto in quelle attività o in quelle linee che devono rispondere a un criterio di quella che sarà la pesca che vogliamo nel futuro. Una pesca che sia ecologicamente, ambientalmente sostenibile, che ci prende i pesci, ogni specie, alle dimensioni che vogliamo. Questo non è facile, perché se io calo una rete a strascico mi prenderà una rana pescatrice che ha una capoccia, una testa grossa, me la prenderà anche quando è molto piccolina, che ha 3 mesi di vita, 4 mesi di vita, e me la ammazza. Mi prenderà dei pesci di piccola dimensione, quando poi io dopo voglio pescare delle altre specie, evidentemente non può essere selettiva, perché è il tipo di rete. Però se io vado verso la piccola pesca, quelle forme di pesca artigianale che hanno una tradizione, ma non è che io vado a parlare di una pesca insignificante. Nella realtà italiana la piccola pesca rappresenta il fulcro maggiore come numero di addetti di tutte le forme di pesca. Noi nella piccola pesca, fatta con attrezzi da posta, ami, nasse, reti da posta e tutte le attrezzature che noi possiamo avere, reti di circuizioni, mettiamoci anche le draghe idrauliche, sono attività di pesca mirate ciascuno ad una sola specie prevalente, ogni volta ne piglia uno, quindi l'attrezzo può essere selettivo, può pigliarlo, lo cattura in quella zona, in quel momento. Perché noi alle volte diciamo che il pescatore della piccola pesca è quello che deve avere un bagaglio culturale più ampio di tutti gli altri pescatori, perché deve essere conoscere il ciclo di ogni specie, quando quella specie passa nella sua zona, e quindi cercare di prenderla, di catturarla con quegli attrezzi che mi prendono prevalentemente quella specie. Allora noi diciamo, oggi noi l'abbiamo questa tipologia di pesca, è la pesca delle seppie con le nasse, la pesca dei lumachini con i cestini, la pesca con il tremaglio, adesso pigliano soglio, le canocchie, qualche mazzolino incominciano a prendersi, sono ma una, due specie, tre specie alla volta. Ecco che allora la pesca non diventa distruttiva, diventa mirata, la posso fare selettiva. Ma però c'è un qualcosa da dire.
Oggi come oggi questa pesca non permette di vivere bene. Perché? Perché noi ancora cerchiamo di andare avanti con degli attrezzi della tradizione nemmeno adeguati a quelli che sono le tecnologie moderne, le modalità per farlo. Ecco dove noi abbiamo bisogno di metterci uno sforzo di tecnologia per fare in modo che quell'attrezzo che viene utilizzato nella piccola pesca, che è selettivo, diventi un attrezzo selettivo, ma al tempo stesso che mi catturi un quantitativo di risorse economicamente valido per poter lavorare o continuare a vivere. Ed ecco che allora abbiamo delle barche che non devono essere delle barche grandi, grandissime, con grandi motori, che devono consumare un'enormità di carburante, devono essere delle barche piccole, magari veloci, per fare il trasferimento, poi fa l'operazione di calo, di salpamento della rete e ritorna rapido a casa. Ed ecco che sono operazioni di poche ore di tempo, valorizza l'aspetto sociale del pescatore che potrà stare a terra quelle ore o lavorare a terra la maggior parte del tempo a pulire le reti o pensare alla commercializzazione e stare in mare lo stretto necessario. Quindi è un qualche cosa che va ripensato, il futuro della pesca. E su questo l'Unione Europea potrebbe darci un grosso vantaggio, solo che questo numero, il numero dei pescatori è grande. Il costo di ogni attrezzatura è modesto, perché non è che abbiamo bisogno di attrezzature super costose, quindi cambia tutto. E dove il ruolo del paese può essere, e delle regioni in particolare, perché la situazione della pesca in ogni regione è diversa. Nell'Emilia Romagna è diversa la pesca da quello che è del Veneto, che ha delle lagune dietro molto ampie come Agoro, ma che del resto della regione non ci sono, è diversa da quella che può essere la Puglia, è diversa dalla Sicilia, dalla Campania o dal Lazio. Sono regioni, ciascuna ha le sue particolarità, ed ecco che allora in ogni regione uno può sviluppare quello che è la tecnica, la tipologia di pesca che può permettere. E ci vuole un investimento fatto dalle associazioni, dalle amministrazioni regionali, per cercare di mettere, di adeguare gli attrezzi di pesca alle quelle catture, attrezzi che devono essere selettivi, pigliare possibilmente gli animali vivi, perché se io prendo con una rete da posta, li ammazzo tutti, ma se lo piglio con una nassa, dovessi prendere una specie protetta o una specie che non va bene, la posso rilasciare libera e quella non gli succede niente perché è viva, tranquilla, eccetera. Ecco allora, i nassini per canocchie. Noi abbiamo mai pensato in Emilia Romagna di pensare ai nassini per canocchie? Se noi pensiamo che nel Friuli ci sono decine di pescatori che campano calando i nassini per canocchie, le pigliano vive, le vendono vive e gli valgono di più, evidentemente è una tipologia. Cioè, perché da noi non lo fa? Perché non l'ha mai fatto nessuno. Noi ci caliamo il tremaglio, lo pigliamo col tremaglio, sono morte. Però, quindi, se è piccolo è morta. Se io lo faccio col nassino, è piccolo, la rilascio nell'acqua e la ripiglio 3 mesi dopo più grande. Ecco che c'è quindi una possibilità. Questo è fatto con la piccola pesca che ci può dare un futuro. Se noi pensiamo di voler vedere, io vedo molto bene quel discorso che diceva il presidente della cooperativa quando mi dice questa pesca oggi ha una serie di problemi che sono stati aggravati enormemente da una normativa comunitaria, non solo diretta ma anche indiretta, perché voi pensate, quando lui mi deve fare il controllo la barca deve sapere, avere gli strumenti che tutti devono sapere dove sta per evitare che mi vada a pescare nelle zone vietate. Devo sapere però quando mi sbarca, per evitare false dichiarazioni che venda poi nero il prodotto, quindi me lo deve dire prima di arrivare in porto che cosa c'è a bordo, poi mi deve fare la dichiarazione di partita, tutte queste cose. Sono degli strumenti che però ci vuole qualcuno che scriva a bordo, che vada nel computer, che imposti questa roba, che ci metta del tempo. Questo il pescatore non ha questa mentalità, non rientra nel nostro mondo della pesca tradizionale italiano qualcuno che manovri con il computer, che giocherelli così. Quindi a un certo momento tutto questo comporta un cambiamento. Nella piccola pesca questo può essere attenuato, può essere ridotto, per la piccola pesca le barche c'è una, due persone a bordo, non ce n'è 10, quindi a un certo momento le quantità sono più modeste, però il prodotto è di qualità meravigliosa, si può ottenere un ottimo risultato. Quindi io vedo un futuro possibile in una piccola pesca rinforzata, razionalizzata, migliorata, e tenendo conto che ci sono delle forme di pesca dove hanno una storia, una tradizione, un ruolo, che a un certo momento in alcuni casi possono richiedere un aiuto per essere accompagnate a far uscire dal settore quelle persone che volessero uscire, perché non ce la fanno più a resistere, quindi quello che saranno il premio per la demolizione, l'uscita, cercare di dargli dei finanziamenti per ristrutturarsi o ripassare ad altre forme di pesca. Quindi c'è tutta una filosofia da fare dietro, però diventa difficile oggi pensare a un futuro della pesca ecologicamente compatibile che mi
porti ad uno sviluppo notevole della pesca a strascico, soprattutto in quello che sono la fascia anche dalle 6 alle 12 miglia, quella delle acque territoriali. Adesso abbiamo la normativa del fermo pesca, prevede fino alle 6 miglia un divieto fino a ottobre, è già il passo avanti che si richiedeva, che i pescatori sono anche d'accordo nel farlo, ma si può fare di più. Comunque è la strada da percorrere e credo che su questa strada ci sia abbastanza da lavorare. Grazie. Grazie Piccinetti, grazie anche per aver rispettato i tempi e per l'interessante intervento. Adesso invece al professor Rinaldi volevo chiedere di continuare questo approfondimento sullo stato del mare, sulla situazione marina attuale. Sì, mi è stato chiesto di seguire gli aspetti ragionati, spero di riuscire. Ok, e parlare anche un po' dell'Adriatico, anche perché probabilmente molti interlocutori che sono presenti a questa riunione magari non sono a conoscenza di queste caratteristiche adesso che cerco di elencare in pochi minuti. E l'Adriatico è questo, e per quanto riguarda la parte alta, se voi osservate questa immagine si può notare come la massima profondità che abbiamo è di solo 50 metri sul transetto Rimini-Pola, e quindi si tratta di un mare davvero poco profondo. Profondità più rilevanti le troviamo al largo di Pescara o addirittura al largo di Bari, dove abbiamo 1200 metri di profondità. Il tutto poi si ricongiunge al Mediterraneo, nello Ionio e così via, attraverso lo stretto di Otranto, che è largo appena 60 chilometri, 64 chilometri. Qui vedete un mare particolarmente lungo e poco profondo, soprattutto nella parte settentrionale. Un'altra condizione importante per meglio capire i meccanismi che poi cercherò di sintetizzare è la questione delle correnti. Noi abbiamo le correnti che entrano come correnti dominanti dallo Ionio, che lambiscono tutta la costa croata per poi girarsi nella parte alta e scendere lungo il versante italiano. State facendo vedere che vi sono anche dei vortici che di fatto tendono a rallentare un po' la forza della corrente, però grosso modo questo è il suo andamento. Poi sappiamo benissimo che ci sono situazioni stagionali con venti di scirocco che prevalgono nella stagione estiva e venti dei quadranti settentrionali nella stagione invernale, che un po' vanno a modificare questa situazione. Ecco, un'altra caratteristica essenziale ed è molto importante per questo mare sono gli apporti dei fiumi. In Adriatico arrivano un terzo di tutte le acque dolci che si riversano nel Mediterraneo, e queste arrivano soprattutto attraverso il fiume Po, che butta in mare 47 km cubi di acqua dolce all'anno, e dai fiumi costieri della nostra regione con circa 7 km cubi. Una quantità di acqua dolce straordinaria che tende ad assumere questa distribuzione, la salinità tende ad aumentare da nord verso sud e da costa a largo. Però non è solo una questione di salinità. Attraverso le acque dei fiumi arrivano anche sostanze, diciamo, chiamiamole indesiderate, in particolare cariche eccessive di azoto e fosforo, che a volte tendono a innescare processi che portano guai al mare Adriatico. Noti sono, diciamo, è noto lo stato di eutrofizzazione di questo mare, che a seguito proprio di queste condizioni tende ad essere particolarmente sviluppato nella parte nord-occidentale. Qui la vediamo a sinistra ricavati ai dati di letteratura e a destra dal satellite. Però si nota molto bene come in realtà le condizioni che possono essere assimilate a una condizione di eutrofia, vale a dire eccessiva quantità di nutrienti e quindi di alghe, le abbiamo solo nella parte nord-occidentale, il resto quasi tutto l'Adriatico è oligotrofico. L'eutrofizzazione è questa, ma al di là dell'aspetto legato alla colorazione anomala, quindi una questione di natura estetica, possiamo avere, e questo è il vero guaio dell'eutrofizzazione, che è il problema numero uno dell'Adriatico nord-occidentale, in particolare delle acque prospicenti dell'Emilia-Romagna, condizioni di carenza di ossigeno nelle acque di fondo. Qui ho riportato alcuni esempi, però ad esempio anche quest'anno abbiamo avuto problemi nel Ferrarese, un po' meno nelle parti meridionali, di anossia, soprattutto nella stagione estiva, quando le acque sono molto calde, abbiamo porti di una certa rilevanza del Po, queste condizioni tendono a formarsi con
morire di organismi bentonici. E qui mi riallaccio un po' a quel discorso di Arnaldo Rossi, che diceva: ma non è solo lo sforzo di pesca, in effetti abbiamo altre concause che in un certo qual modo, e soprattutto nelle fasce costiere, concorrono. E tanto per dirvi, farvi un esempio di quello che vuol dire un'anossia nelle acque di fondo, questo spiacciamento di Cannelli risale al 2005, ma fa sicuro che anche quest'anno a Porto Garibaldi abbiamo avuto una situazione molto simile. Purtroppo il Po quest'anno ha buttato più acqua del normale nella stagione estiva calda, unitamente alle condizioni di mare molto caldo e le stratificazioni che ne sono derivate, l'ossigeno sul fondo si è abbassato al punto tale fino a scomparire e far morire gli organismi di fondo, in questo caso i cannelli. Un'altra peculiarità molto importante dell'Adriatico, che è già stata in un certo qual modo accennata da Corrado Piccinetti, è questa: noi per alcune specie, in particolare le sogliole, le mazzole e alcuni sparidi, abbiamo una condizione di riproduzione che viene così individuata nell'Adriatico nord-orientale, contro il versante croato e sloveno. Lì in primavera i riproduttori si incontrano e mettono uova e spermi, dalle uova schiudono larve che col gioco delle correnti si portano nella zona di Narseri, dove crescono. Ed è lì che in primavera, tardo inverno, primavera, abbiamo piccole sogliole, piccole mazzole, che poi si sportano nelle acque più profonde nel tardo autunno. Crescono appunto nella zona dove l'Adriatico è ricco di fitoplancton e di zooplancton, dove c'è tanta roba da mangiare. Gli apporti del Po, già qui si capisce abbastanza bene, nel bene e nel male rappresenta il motore dell'Adriatico. Il Po rappresenta il motore per quanto riguarda gli aspetti biologici, perché apporta nutrienti che innescono la catena alimentare. Il Po condiziona le correnti attraverso le correnti di gradiente e anche gli aspetti chimici legati ad esempio alle concentrazioni di nutrienti e altri elementi. Quindi nel bene è anche quel fattore che porta a far sì che il mare sia estremamente produttivo. Però c'è anche il male che è legato al fatto che spesso abbiamo condizioni di eutrofizzazione acute che vanno a sfociare nella cosiddetta anossia nelle acque di fondo. Quindi qui occorre senz'altro riprendere il discorso dell'ecosistema padano-adriatico, un concetto che è poco diffuso anche tra i ricercatori. L'Adriatico non sarebbe così se non ci fosse il Po, ripeto, nel bene e nel male. Quindi se noi vogliamo ulteriormente mitigare queste fenomenologie indesiderate, dobbiamo senz'altro riprendere una discussione sul bacino padano, sulle sue fonti di generazione di particolari sostanze e cose di questo genere. Il tempo per parlare in maniera esaustiva di queste cose non c'è, voglio sintetizzare solo alcuni concetti. Il Mediterraneo sta andando incontro indubbiamente a un processo di tropicalizzazione, le sue acque si sono scaldate di circa 1,5 gradi nella stagione estiva autunnale rispetto alla norma, e questo favorisce l'immissione e la conservazione in termini di anche riproduttivi di specie provenienti dai mari caldi. Lo stesso fenomeno ha favorito anche il fenomeno della meridionalizzazione, al spostamento di specie che vivevano nel basso Mediterraneo verso il nord del Mediterraneo, ed è per questo che sono diventate estremamente comuni pesci come la leccia, la sardinella aurita. La sardinella aurita è una cosa molto interessante, perché è un pesce che fino agli anni 70 non era così abbondante, c'era, ma ecco, lo è diventato in seguito. È un pesce plantofago, mangia soprattutto fitoplancton e zooplancton, quindi in Adriatico c'è molto da mangiare, il suo popolamento è cresciuto in maniera esponenziale. Ha però un problema: geneticamente non è predisposta alle cosiddette botte di freddo, e quando il mare diventa freddo muore in massa, soprattutto se è rimasto nell'Alto Adriatico. Non succede tutti gli anni. Eventi del genere, con spiaggiamenti che andavano da Delta del Po fino a Fano, si sono verificati nel 2002 e nel 2010. E poi vabbè, l'arrivo di pesci invertebrati provenienti dai mari di tutto il mondo attraverso le acque del zavorra dei mercantili. Faccio vedere un paio di queste specie: la bustatella lecci, molto comune nelle lagune e nelle acque costiere della nostra regione, se non la rapana venosa, questo bellissimo gasteropodo che trovate tranquillamente sempre sulle scogliere e anche nelle lagune.
Ecco, francamente sulle specie aliene che sono arrivate nell'Adriatico è difficile dire se queste abbiano avuto un impatto effettivo, una competizione con le specie indigene autoctone, ancora non abbiamo ben capito. Di sicuro per alcune sì, perché hanno una diffusione invasiva, soprattutto in lagune stanno creando qualche problema, come ad esempio la Musculista senosia, un piccolo bivalve di origine indo-pacifica. Ovviamente il mare Adriatico, soprattutto quello davanti all'Emilia Romagna, è ipercontrollato, vi sono strutture che lo seguono quotidianamente, è in atto un monitoraggio che è partito nel 1977 e tuttora è funzionante, al punto tale che siamo forse una delle poche realtà mediterranee, io direi l'unica, che mette settimanalmente bollettini sullo stato del mare dal punto di vista ambientale. Non solo emette questi report estremamente sintetizzati, ma anche mappe delle varie condizioni, cioè distribuzione di ossigeno nelle acque di fondo, che viene molto utilizzato anche dai pescatori, soprattutto dagli allevatori di mitili, distribuzione dei nutrienti, eccetera, eccetera. Quindi informazioni indubbiamente fondamentali per chi voglia un po' capire come le cose stanno andando. Chiudo, non vi sto a leggere tutto perché ovviamente finiremo a ora tarda. Queste sono un po' le cose che su scala globale vengono raccomandate, perché la pesca è in crisi a livello mondiale, purtroppo la domanda sta superando di gran lunga l'offerta, questa è la realtà su scala planetaria. Pensate al merluzzo ad esempio, il merluzzo viene pescato da Stati Uniti, Canada, Islanda, paesi scandinavi e Inghilterra, i paesi che hanno i più grandi istituti di ricerca al mondo. Eppur denunciando la minaccia di estinguere il merluzzo, non si è mai riusciti a convincere nelle decisioni quegli stati a prendere misure efficaci. Oggi il merluzzo ha avuto un tracollo del 70-80%, il famoso baccalà, tanto per intenderci. Perché ovviamente la ricerca purtroppo sulle decisioni ha un potere che è attorno al 4-5%. Chi governa le decisioni nei settori della pesca sono soprattutto il mercato. Mercato, la domanda, poi a questo si aggiungono altri fattori come quello delle lobby e cose di questo genere. Comunque l'istituzione dello sforzo di pesca viene raccomandato un po' ovunque, soprattutto per quanto riguarda i pescherecci fortemente estrattivi. Il caso Adriatico è emblematico. L'Adriatico non è un mare per grandi pescherecci, soprattutto alla parte centrale e settentrionale. È un mare, come hanno già detto altri, per la piccola pesca e per la pesca tradizionale ed artigianale. Occorre senz'altro andare verso la creazione di zone a cattura zero, laddove ancora queste non sono state istituite, e penserei a tal riguardo anche a zone della parte centrale dell'Adriatico, soprattutto quelle che sono state fortemente impattate da alcune forme di pesca legali, a strascico, ma fortemente impattanti come quella dei rapidi, e anche questa è una riflessione che andrebbe fatto. Protezione globale delle specie non gestibili, ma lasciamo perdere, riguarda soprattutto i tunnidi e quant'altro. Protezione primaria della catena alimentare, mi colpì un'affermazione di una ricercatrice americana che disse: se noi continuiamo a trasformare il pesce azzurro in farina di pesce, corriamo il rischio di mandare il tappeto agli ecosistemi marini dal basso. Cioè noi togliamo cibo ai predatori, quindi questa è una questione sulla quale occorre riflettere. Non riguarda probabilmente l'Adriatico, perché l'Adriatico è ancora molto ricco di pesce azzurro, però gli altri mari ovviamente evidenziano questa questione. Chiudo con l'educazione del consumatore. Qui c'è una questione che soprattutto agli adriatici andrebbe portata avanti con forza. Dobbiamo diffondere la cultura della culinaria legata al pesce piccolo. Il pesce azzurro è abbondante, costa poco, ha qualità alimentari straordinarie e può essere cucinato in mille modi, quindi dovremmo cercare di convincere un po' di più il consumatore ad orientarsi su queste specie, perché in questo modo dovrebbe anche dire dare lavoro a chi pesca queste specie, che in Adriatico, come dicevo, sono ancora abbastanza abbondanti. E quindi togliere un po' l'attenzione sulle specie invece più minacciate nella storia della pesca da diverse questioni, che sono un po' quelle legate ad esempio ai pesci di fondo, ai grandi predatori, ai tonni e così via. Quindi queste sono un po' le cose che a mio avviso andrebbero
considerate su scala globale, ma che trovano un riscontro anche su scala locale, sul caso Adriatico direi molto molto puntuale. Grazie. Grazie professor Rinaldi. Massimo Cozza, tra le altre cariche, presidente di Federcopesca, e quindi è un osservatorio molto, molto ampio sulla questione. La domanda è sulla politica italiana, sulla materia, alla luce delle politiche europee. Poi una domanda molto più semplice che mi viene ascoltando questo convegno, se sarà conveniente avere un motopeschereccio per la pesca a strascico nei prossimi anni. Questo è provocatorio. Grazie, ringrazio anch'io l'opportunità che mi è stata data di raccontare alcune cose del mio lavoro che è iniziato molto tempo fa, è iniziato quando i consumi di pesce in Italia erano poco sopra, superiori ai 7 kg pro capite l'anno. Ora sono intorno ai 20 kg, oltre i 20 kg, in un momento in cui la Comunità Europea finanziava costruzioni di pescherecci, finanziava costruzione di grossi pescherecci, finanziava la costruzione di grossi pescherecci con grossi motori, faceva parte questo della politica comunitaria. I pescatori italiani sono cresciuti, le imprese sono cresciute in termini qualitativi e ovviamente e quantitativi. Pochi anni dopo la stessa Europa finanziava le demolizioni e sta continuando a finanziare le demolizioni. Ora io rappresento un settore che assieme ai colleghi di Lega Pesca e di AGC e Agrital, settore pesca, di fatto rappresentano l'80% della produzione nazionale in termini reali, ovvero l'80% delle produzioni nazionali si fanno con pescatori che appartengono a qualcuna delle cooperative di queste tre associazioni. Queste tre associazioni hanno deciso di iniziare un percorso unitario. Un percorso unitario come tutto il movimento cooperativo storico italiano ha iniziato, io sono co-presidente dell'Alleanza delle Cooperative Pesca, sono presidente di Confcooperative Emilia Romagna, ma anche co-presidente dell'Alleanza delle Cooperative dell'Emilia Romagna, di tutti i settori. Questo perché l'evoluzione che ha avuto la rappresentanza e quindi anche la rappresentanza della pesca negli ultimi anni è stata una evoluzione che ha visto una frantumazione, io dico eccessiva, altri dicono drammatica, della rappresentanza, come in tutte le rappresentanze politico-sindacali è avvenuta, ma nella pesca ha determinato spinte contro spinte in un settore che per anni ha vissuto senza sapere se la competenza doveva essere regionale o nazionale o di tutte e due messe assieme con la, come si dice, co-decisione, non so come dire. La rappresentanza, l'indebolimento della rappresentanza ha voluto dire meno partecipazione delle categorie alle decisioni, quindi meno sussidiarietà se volete, e l'invadenza europea che arriva a determinare fin nei minimi particolari la vita quotidiana degli addetti o delle imprese, sui grandi temi è assente, sul particolare quotidiano è invasiva, ha determinato un progressivo allontanamento e ha la possibilità di poter dire, di far capire quali sono i veri problemi e come alcuni di questi risolverli senza nuove leggi, senza nuovi regolamenti, ma con la cogestione attraverso un sistema di autogestione, se volete,
delle categorie. Dicevo prima all'onorevole Milani che ringrazio, perché lui veramente ci sta aiutando. Ringrazio un po' meno la Damanachi, anzi, sta raggiungendo lo scopo in maniera indolore per l'Europa, ovvero quasi senza soldi, di strangolare un settore giorno per giorno senza particolarmente occuparsi di cosa, del contraccolpo sociale che questo potrebbe avere, perché questo sta succedendo. Si deve diminuire la capacità, benissimo, se diminuisce la capacità, diminuire la capacità vuol dire demolire le barche, oppure fare in modo che queste barche vadano, come dire, vendute, poi vengano, sostanzialmente non ci si preoccupa di cosa succede un minuto dopo. Ma al di là di questo, la schizofrenia quindi europea da una parte è parzialmente cambiata dopo il trattato di Lisbona, dove in qualche modo la codecisione ha messo in campo più democrazia, ovvero il Parlamento, che fino a quel momento era soggetto a decisioni, se non in casi proprio rarissimi riusciva a sovvertire queste decisioni, decisioni di commissari che nessuno ha eletto, che sono stati messi lì da accordi fra gli stati dopo le elezioni parlamentari europee, ma che non rispondono di fatto a nessuno, a nessuno. Col trattato di Lisbona la possibilità, e lo si è visto, come ripeto, con alcuni movimenti che siamo riusciti ad avere, ma anche la rappresentanza consultiva delle associazioni a Bruxelles non c'è più. Quando i pescatori ci dicono: ma voi a Bruxelles cosa fate? Niente. Non possiamo fare niente in maniera forte, per il semplice motivo che l'attuale ministro, mi dispiace dirlo, ma l'attuale ministro degli esteri, quando era commissario, ha ben deciso che le commissioni consultive non fossero rappresentate le associazioni nazionali dei paesi membri, ma solo le associazioni europee, alle quali noi poi aderiamo. Quindi noi aderiamo come Federcopesca, come Lega Pesca, eccetera, aderiamo a un'organizzazione europea dentro la quale ci ammazziamo per trovare le mediazioni su dei problemi, perché tutto si può dire, ma che il Mediterraneo sia tutto uguale è impossibile, perché non è così. Abbiamo già noi una differenza fra il Friuli Venezia Giulia e le Marche nella politica regionale della pesca, e figuriamoci a livello di bacino. Bene. La mediazione di queste mediazioni viene portata in una commissione consultiva. Che forza può avere per l'Italia? Nulla. La nostra unica speranza è avere degli interlocutori parlamentari seri che abbiano la capacità, quindi in questo momento avrebbero anche la possibilità più di prima, e io spero che andando avanti il Parlamento europeo abbia sempre più queste possibilità di essere incisivo e di partecipare, quindi portando anche gli interessi, in questo caso nostri nazionali, e che abbiano poi una maturazione nella enunciazione di nuovi regolamenti che vadano più verso un sistema dove la sussidiarietà sia orizzontale che verticale. Orizzontale, voglio dire, il paese membro possa essere più libero di affrontare i problemi locali di non quello che è adesso, perché tutto è omogenizzato. Quello che vale qui vale in Catalogna, vale a Malta piuttosto che in Grecia. Non va bene, secondo me, non va bene. Le 12 miglia, le acque territoriali, almeno queste sono Italia, non dico le acque internazionali, ma insomma. Per l'Adriatico, arrivata la Croazia, beh, insomma, la Croazia per noi non è un problema, ma potrebbe essere un problema. Ma potrebbe essere un problema. Quindi una visione vecchio stampo a noi non va più bene, una rappresentanza come prima non va più bene, e stiamo costruendo l'alleanza delle cooperative, e quindi su questo tema io credo che si debba fare molto in termini di democrazia economica, di democrazia di rappresentanza in questo caso, e quindi bisogna avere coraggio.
bisogna aver coraggio. Bisogna aver coraggio e affrontare con metodi diversi quello che per anni invece abbiamo affrontato attraverso una deriva di un metodo che è durato dal dopoguerra fino agli anni 80-90 e ora non può, secondo me, poi, ma secondo noi, secondo molti dei miei colleghi, non può essere più, non può più essere come prima. E avere coraggio vuol dire anche prendere coscienza, e mi rivolgo qui anche ai pescatori, che chiedere continuamente provvedimenti o interventi o nuove regole per cercare di mettere ordine in un settore che noi amavamo chiamare sistema pesca italiano, ma che non lo è più, perché non esiste più un sistema pesca italiano, esistono 15 repubbliche marinare con 15 interlocutori che si spaccano in quattro per accontentare i propri cittadini regionali, dimenticando che più si spezzetta la pesca, più la pesca si indebolisce. Avere coraggio vuol dire prendere atto che il 20% della flotta produce l'80% della pesca italiana, che questo 20% è il più invasivo dal punto di vista ambientale probabilmente, ma sicuramente quello a maggior costo energetico e quindi più impatto energetico, che il bilancio di queste aziende è sempre più vicino al deposito dei libri in tribunale, perché sono in perdita da anni, i pescatori si stanno mangiando il capitale di famiglia per poter mandare avanti l'azienda e questo non è più possibile fare. Bisogna avere coraggio di recuperare quello che si era abbandonato, cioè la vecchia tradizione di pesca, mi riferisco in questo caso all'Adriatico, e magari convincere anche l'Europa a lasciare più libertà di autogestione per questo tipo di pesca. Io adesso investirei nella pesca, se fossi un giovane investirei nella pesca, probabilmente non alla pesca strascico. Bene, grazie Massimo Coccia. Ha lanciato ulteriori provocazioni che chiederei all'onorevole Guido Milana, che è stato anche lusingato all'inizio dal presidente della cooperativa, di tracciare le conclusioni e di aiutarci a proprio a capire che quali sono un po' meglio la nuova politica comune della pesca. Provo non a concludere, provo a dire un'opinione, magari cercando di riassumere qualcosa che è stato detto e fornendo un'opinione, più che un discorso conclusivo, soprattutto perché i tempi non consentirebbero di essere sufficientemente puntuali nelle argomentazioni. Io comincerei da un concetto molto semplice. Che cos'è il mare? È una miniera nella quale si potrà prelevare ad libitum? O è un luogo che dobbiamo cominciare a considerare in maniera diversa rispetto al passato? Magari più vicino a un grande campo da coltivare, piuttosto che una miniera nella quale prelevare. Io propendo per la seconda. Ritengo che una delle grandi trasformazioni che impone la modalità con la quale l'umanità, prima ancora che i pescatori di Cesenatico, ha utilizzato questo strumento, impongono una riflessione diversa, quella di non considerarlo più una miniera inesauribile, che vive in totale autonomia, trovando il suo equilibrio biologico e producendo in maniera infinita. Nel mondo la quantità di pesce consumato, tra virgolette, non è cambiata solo in Italia, come diceva prima qualcuno prima di me, è cambiata nel mondo. Oggi ci sono 3 miliardi di persone che consumano pesce, 500 milioni di persone nel mondo senza pesce probabilmente sarebbero a rischio fame. Il prelievo negli ultimi 50 anni è decuplicato.
Quindi questo enorme contenitore, poi non ce la fa più, poi le ragioni sono molte. Non è certo soltanto l'eccesso di pesca, ma è magari in Adriatico l'eutrofizzazione. Apro e chiudo una parentesi su questa cosa. A me sembra che si sia dimenticata una politica per combattere l'anossia nel nord Adriatico. Io ricordo alla fine degli anni Ottanta iniziative molto pesanti legate alla limitazione della immissione di fosforo e di azoto in Adriatico, a cominciare dalle regole un po' più ferme sulle porcilaie nel Mantovano. Ecco, ho la sensazione, che sono un grande produttore da questo punto di vista, di fosforo e di azoto, e quindi un grande produttore di nutrienti e di conseguenza un grande... Sapete perché fioriscono a primavera? Perché le acque primaverili, i temporali primaverili, dilavano i terreni e quindi portano giù fosforo e azoto. Ecco, credo che su questo forse bisognerebbe riprendere anche qualche ragionamento di maggiore controllo sulle emissioni di questi nutrienti, perché altrimenti rischiamo di constatare che il malato è grave, che sta morendo, ma non gli diamo neanche l'aspirina. Questo, chiudo la parentesi, ma questo è un problema più complesso, cioè questo grande contenitore trova una debolezza strutturale per assenza di pianificazione, non ci si occupa del contenitore. Guarda, io sto conducendo una battaglia importante che sembra non avere a che fare con la pesca, ma ha a che fare con la pesca, ed è quello della pianificazione spaziale del mare. Noi abbiamo un approccio culturale in cui pianifichiamo e programmiamo, facciamo straordinari piani regolatori nei nostri comuni, nelle nostre città, per sviluppare le economie, per garantire abitazioni, attività produttive, costruzioni di iter amministrativi legati allo sviluppo, alla cosa, ma che tutte si fermano sul bagnasciuga. Gli atti di pianificazione, anche tecnico-giuridici, si fermano tutti sul bagnasciuga. Bisogna uscire da questa logica, cioè fare in modo che il contenitore diventi un soggetto, un oggetto di pianificazione. La pianificazione spaziale del mare è l'elemento principale attorno al quale si può costruire una prospettiva. Guardate, apro un secondo piccolo flash su una cosa di cui non si è parlato molto oggi, che è l'acquacoltura. Forse perché si dice che l'Adriatico non è un luogo privilegiato per fare acquacoltura. Non è così, tra l'altro, ma dovremmo fare un altro convegno. Ma guardate che noi in Europa consumiamo 5 milioni e mezzo di tonnellate di pesce che proviene da acquacoltura e produciamo 1 milione e 200 mila tonnellate di pesce da acquacoltura. L'80% di questo prodotto che consumiamo, attenzione, che mangiano i nostri figli a scuola quando fanno nella mensa scolastica, è un prodotto che viene importato. E abbiamo o no un tema che cercando di capire che, essendo il continente, tra virgolette, che ha una quantità di coste spaventosa, una quantità di mari altrettanto spaventosa, che può produrre un po' di più. Tra l'altro la nuova politica della pesca, il nuovo fondo si occuperà di questo per sostenerla, questa operazione. Ma per fare questo occorre pianificare gli spazi, bisogna creare un quadro di certezze in cui si dice questo è il luogo dove si fa turismo, giustamente, perché il mare è anche un luogo straordinario che produce altre ricchezze, questo è il luogo dove si fanno estrazioni, questo è il luogo dove si può pescare, questo è magari il luogo dove non si deve assolutamente pescare, perché magari lì c'è una privilegiata area all'interno della quale c'è una riproduzione di pesci, questa è l'area nella quale si dovrà fare acquacoltura per produrre un po' di più. Ecco, io credo che ci debba essere questo grande salto di qualità, perché altrimenti possiamo, a me verrebbe facile tirare missili e uccidere tutti i miei predecessori in Europa che hanno sbagliato queste politiche, ma non voglio fare questo esercizio fisico o ginnico, non mi interessa. Mi interessa capire come porto un'idea innovativa, perché guardate che anche il ruolo del nostro paese in Europa è un ruolo marginale, perché spesso siamo e la parte lamentosa dell'Europa, che è sempre pronta lì a criticare e raramente batte i pugni sul tavolo per affermare. Allora, costringere l'Europa a dire domani mattina bisogna costruire norme perché il mare sia pianificato, significa probabilmente ricondurre tanta della discussione di oggi qui e tanto dibattito che c'è attualmente nel paese e nell'intera Europa all'interno di un ragionamento pianificato. Per cui non c'è più la contraddizione che finanzio un giorno la costruzione e il giorno dopo la demolizione, non costruisco le condizioni per cambiare le norme in assenza, facendo finta che tutti sono d'accordo, per poi scoprire dopo 4 anni, quando queste norme vengono applicate, che non eravamo d'accordo, ma nessuno ce l'ha detto prima.
anzi abbiamo cominciato a urlare l'attimo dopo che le norme sono entrate in vigore, mi riferisco alle cose iniziali che diceva il Presidente della cooperativa, cioè al regolamento mediterraneo, che io ricordo così, ma in maniera molto umile, è stato pensato nel 2000, è stato, si è discusso per 6 anni fino al 2006, nel 2006 è stato approvato ed è entrato in vigore nel 2010. Il nostro Paese si è svegliato nel 2010 a contestare quelle norme che erano vessatorie, io ritengo che siano vessatorie, lo condivido questo, ma il tema vero qual è? La parte piagnona, si dice nel mio, a Roma, dell'Europa diventa l'Italia, che piange il giorno dopo, invece nella fase ascendente bisogna partecipare. Io ringrazio Coccia che riconosce questo ruolo nuovo del Parlamento oggi, che può sviluppare un'idea migliore. Il Trattato di Lisbona consente al Parlamento, quindi ai rappresentanti eletti dal popolo, di esercitare un controllo e indurre quelle scelte. Fino a ieri non era così. E io mi auguro che questo nostro ruolo che stiamo svolgendo in questi anni possa essere utile. Del resto abbiamo una stagione che si apre da gennaio e la nuova pianificazione finanziaria del Fondo Europeo della Pesca che dal 2014 al 2020 si sta definendo in queste settimane, così come la nuova politica della pesca che si sta facendo grazie al fatto perché qualcuno ha detto che quella vecchia non funzionava. Se no non se ne faceva una nuova, perché quando una politica funziona non c'è bisogno di cambiarla, si sta facendo, quindi inizia questa fase nuova e è la prima fase nella quale il Parlamento sta svolgendo un ruolo. Allora che cos'è che vorrei lanciare come messaggio io qui stasera? È quello di dire, occorre che il sistema Italia faccia un po' più di quadrato, costruisca un po' più gli elementi, non per difendere in maniera bruta qualche volta l'indifendibile, perché a volte noi siamo anche portatori di proposte indifendibili, ma per cercare di essere un soggetto paese che è in grado di orientare. La mia più grande soddisfazione è far subire una scelta maturata in Italia ai danesi o ai tedeschi. Cioè quella sì, perché dobbiamo continuare a pensare che dobbiamo essere sempre noi che subiamo le scelte che mettono in piedi gli altri? E guardate che se progettiamo bene siamo più bravi degli altri, abbiamo capacità, abbiamo fantasia, abbiamo potere di coinvolgimento e possiamo svolgere un ruolo di grande alleanza nel Mediterraneo per fare in modo che non ci sia più questa offesa alle nostre esigenze, ma ci sia una fase attiva. Io penso che il nostro futuro dovrebbe essere caratterizzato così e in questo c'è bisogno di un grande dialogo tra la parte produttiva nostra, il mondo scientifico, così come rappresentato anche in questo tavolo, la parte della rappresentanza sindacale e il ruolo del nostro governo, che devo dire anch'io, insomma, senza voler qua polemizzare e sparare a qualcosa che insomma forse qualche momento di debolezza ce l'ha all'interno, nonostante io sia un sostenitore della necessità di averci un governo stabile in questo paese, soprattutto in questa fase, ma insomma che non è che brilli eccessivamente per costruire questa rete, almeno in questo settore. Ecco, bisognerebbe che ci fosse uno sforzo maggiore dei ministri che si occupano di queste cose. Allora, il punto è la prospettiva, io vi chiedo scusa, vorrei controllare i tempi, no, già esagerato. La prospettiva che abbiamo di fronte quale dovrà essere e qual è il futuro della piccola pesca in Adriatico. Intanto questa azione, io lo dico qui, insomma, la cosa è abbastanza nota, negli ultimi mesi abbiamo promosso un'iniziativa, il Parlamento ha promosso un'iniziativa che riguardava proprio l'Adriatico, per dire che provasse a sostanziare quella che si chiama regionalizzazione, cioè all'interno di un ragionamento che non può che essere complessivo. Il mare è unico, il pesce viaggia, Piccinetti ci ha spiegato prima che tra noi e la Croazia non è che condividiamo soltanto le due lingue diverse, le triglie parlano la stessa lingua di qua o di là, e se nascono di qua viaggiano di là e muoiono dall'altra parte, e le seppie fanno la stessa cosa, quindi il tema è che c'è necessità di averci un coordinamento complessivo, una regia complessiva, una strategia comune. Nonostante questo abbiamo la contraddizione di dover far rispettare norme invece molto tipiche, qualcosa che ci fa riconoscere come portatori di un'idea puntuale, precisa, locale, che abbia con il locale la possibilità di governare quel percorso. Io sono uno di quelli che pensa che i pescatori devono diventare le più grandi sentinelle del mare, debbano essere quei coltivatori del campo. La differenza tra il campo e il mare è sostanziale, perché il campo ha una proprietà, il mare non è di nessuno. Il pescatore pensa di essere un predatore, non un coltivatore, ecco perché non c'è questo amore. Allora bisogna costruire le condizioni perché anche il mondo della pesca inizi questa fase che è culturale, guardate che è umanistica, che oso dire,
ha qualcosa anche in sintonia questa nuova fase con il tema del meeting complessivo, al di là della pesca, cioè il fatto di diventare le sentinelle di questo percorso. E per farlo il Parlamento ha indicato una strada, ha detto costruiamo una strategia per l'Adriatico, sapendo che l'Adriatico è quello che diceva il professore prima, ha una caratteristica morfologica particolare, ha una convivenza di paesi comunitari e extracomunitari, ha un quadro di riferimento in cui la struttura produttiva è una struttura produttiva anche abbastanza avanzata, chiudo velocemente, ancora due minuti, abbastanza avanzata, e quindi c'è un quadro in cui ci può essere, tra virgolette, una grande sperimentazione che all'interno di quei parametri generali di politica europea si costruisce la particolarità, si cuce cioè un abito addosso a questo mare, cercando di mettere in piedi un ragionamento in cui il rapporto tra noi, la Croazia, la Slovenia, il Montenegro, non sia un rapporto che è di paesi comunitari, non comunitari, magari in attesa di entrare qualcuno, un rapporto soltanto di mediazione di interessi, ma sia un rapporto di condivisione di strategia. E quindi fare in modo che le risorse, piuttosto che destinarle a questa o quell'altra misura diretta, siano destinate all'implementazione delle stesse regole da una parte o dall'altra. Io faccio un esempio di questi giorni, c'è un po' di polemica sui giornali, stamattina sentivo venendo qui un'intervista del direttore generale di Federpesca, che è l'organizzazione di Confindustria, che lamentava e criticava un po' il fermo così come fatto. Guardate, io chiudo con questa cosa, il fermo. Guardate che l'ultima cosa che i tedeschi mi hanno spiegato, dice ma che volete continuare a fare in modo che noi spendiamo i nostri soldi perché poi per non mandare la gente a pescare? Pensateci, perché il fermo pesca non è che sia, è oneroso, l'Unione Europea paga per questo, quindi quel fermo non è un fermo, sai, mi sono fermato perché sono diventato come San Paolo sulla via di Damasco, colpito sul fatto che bisogna far respirare il mare, no, qualcuno mi dà dei soldi, magari glieli danno in ritardo, c'è una polemica aperta anche sui ritardi, ma chiudo questa parte. Però il fermo non può essere un tratto permanente, a meno che non diventi utile. Ma insomma, voglio dire, in un mare come l'Adriatico fare un fermo senza che la stessa cosa si faccia tra virgolette dall'altra parte o si coordini dall'altra parte probabilmente porrà qualche limite, ci sarà bisogno di rifletterlo. Il tema è che noi molto spesso siamo abituati a averci l'obiettivo di spendere i soldi pur di spenderli piuttosto che misurare sino in fondo l'impatto che quei soldi hanno nella spesa, e abbiamo vissuto il fondo oggi, lo dobbiamo dire con chiarezza perché se non ce lo diciamo ci prendiamo in giro, non come supporto fondamentale ad una indicazione del mondo scientifico che ci fa recuperare, ma l'abbiamo utilizzato come ammortizzatore sociale per dire siccome c'è la crisi nella pesca e si guadagna di meno, vi diamo questi quattro soldi per fare in modo che ci sia un sostegno sociale. Ma questa è una verità che purtroppo bisogna mettere sul tavolo per poter correggere questo comportamento e dalla correzione di questo comportamento costruire una prospettiva. Io sono del parere che il fermo biologico sia importante e abbia necessità di essere perseguito come uno strumento validissimo che concorre a fare quell'operazione che ho detto all'inizio, cioè che concorre a fare in modo che il mare sia aiutato a produrre di più. Quindi io chiudo con questo perché il tempo purtroppo è tiranno, ma con un messaggio molto semplice. Il futuro dei pescatori, anche quelli della piccola pesca adriatica, sta nel futuro del pesce. Può sembrare una grandissima ovvietà, ma se noi non garantiamo il futuro al pesce, non garantiamo il futuro ai pescatori. E se non facciamo un salto culturale in cui cambiamo la nostra opinione sul contenitore e non mettiamo in piedi azioni che aiutino il contenitore a produrre di più, probabilmente non ci sarà spazio né per un peschereccio a strascico, ma è il rischio che non ci sia neanche più lo spazio per una rete da posta importante o un tramaglio, per dirla con termini un po' più tecnici. Credo che oggi la fase politica che abbiamo di fronte è una fase invece importante, perché siamo alla vigilia di una stagione del prossimo settennato in cui se il Paese svolge e fa
il sistema paese, probabilmente fra qualche anno non ci troveremo a piangere sul latte versato, ma forse magari a constatare che qualche miglioramento in questo malato, perché c'è un malato che è la pesca e un secondo malato che è il mare, ha migliorato le sue condizioni di salute. Grazie a tutti, ringrazio i relatori, ringrazio voi che siete intervenuti a questo interessante convegno, vi invito a visitare i padiglioni della fiera e il meeting di Rimini se non l'avete ancora fatto e vi auguro una buona serata.